Abbiamo terminato il primo quarto di finale di questa giornata, si è qualificato il Deportivo La Carogna contro il Neverstones, vincendo anche oggi per 4-3. Qui con me Francesco Tagada, oggi portiere purtroppo sostitutivo di Loris. Hai fatto comunque una bellissima prestazione, come diciamo al tuo solito. Grazie, però comunque io non... di solito gioco in porta in altri tornei, però in questo preferisco giocare fuori, anche perché l'ho detto, onestamente è più forte, anche perché è un metro più alto, in queste porte ti trovo molto meglio. Certo. Cioè, ho fatto una buona prestazione, mi fa piacere, speriamo che la prossima partita cerchiamo di almeno di passare. Avete passato il turno, però tutta la prima parte dell'incontro avete sofferto tantissimo, perché vi è mancato sicuramente qualcuno al centrocampo. Oggi Di Cortino Ciriacono si è sacrificato molto in difesa, dall'altra parte diciamo Alessandro Velle è stato forse troppo isolato all'attacco, nonostante i gol che comunque sono frutto anche dell'ottima prestazione, cioè dell'ottima classe, diciamo dell'ottima tecnica dei vostri calciatori, però avete rischiato molto. Sì, abbiamo rischiato molto anche perché non c'è in questo momento Andrea Lavalle, che purtroppo è un, cioè purtroppo meglio per noi, è un grandissimo giocatore. Per cui la prossima dovrebbe tornare, quindi dovremmo giocare meglio. Per le fasi finali il supporto sarà fondamentale, certo, per le semifinali. In difesa abbiamo sofferto un pochino, ma comunque abbiamo giocato abbastanza bene. Centrocampo purtroppo, quando Tino deve giocare dietro, un po' soffriamo. Però vabbè, abbiamo giocato tutto sommato bene, siamo riusciti a reggere. Va bene, grazie allora a Francesco Tagada, complimenti al Deportivo e a dopo per l'intervista. Peppe Domicoli per il Neverstones. Giuseppe, oggi una partita diciamo molto triste diciamo per voi, perché conclude il vostro torneo qui al settembre. Sì, siamo un po' delusi perché dopo il girone d'andata cercavamo di arrivare ancora più in alto, per infortuni, squalifiche e varie coincidenze non ce l'abbiamo fatta. Oggi abbiamo giocato bene rispetto alla partita scorsa, abbiamo giocato meglio, soprattutto il primo tempo. Però quando Trapani attraversa le nostre, ai loro primi due tiri riescono a passare in vantaggio, il morale è... Certo, però sul 3-3 comunque avevate buone possibilità di portare a casa la qualificazione, poi giustamente il gol finale di Vella ha tagliato un po' le cose. Sì, questo certo, negli ultimi minuti magari abbiamo mollato un po' stanchi del primo tempo e quindi l'altra squadra è riuscita a fare meglio. Va bene, comunque complimenti per il bellissimo torneo che avete disputato, anche perché davvero in maniera clamorosa siete passati tra le primissime del girone, visto che non tutti se lo aspettavano, quindi complimenti ancora. Vi salutiamo Domicoli e il Neverstones e a dopo per l'altra partita.